Bentornati ragazzi in questo nuovo video, secondo episodio dedicato ai mostri e ai demoni giapponesi. Quella che vedete qua è una delle maschere che ho comprato in Giappone, appunto, che rappresenta la volpe, e oggi vi parlerò di un mostro veramente spaventoso. Sigla! Parlarvi della Kuchisake Onna, letteralmente la donna dalla bocca spaccata. Questo incredibile personaggio ha dietro di sé una storia veramente affascinante. La leggenda parla di una donna, compagna di un samurai, veramente bella. Tutto il villaggio letteralmente perdeva gli occhi per questa bellissima ragazza, che si divertiva a farsi guardare dagli uomini. Questa cosa faceva letteralmente ingelosire il compagno, il samurai di questa ragazza, che in un impeto di ira durante un litigio la colpì con la spada alla bocca, lacerandogli la bocca da orecchio a orecchio. A questo punto le gridò: adesso nessuno potrà più dirti che sei bellissima. Ed ecco che nasce qui la leggenda della Kuchisake Onna. Sì, perché da quel momento in poi una strana figura si aggirava per le strade con il volto coperto. Una volta che questo cupo personaggio incontrava una persona isolata, gli rivolgeva la fatidica domanda: trovi che io sia bella? A questo punto il malcapitato, avendo la donna il volto coperto, magari non sapeva cosa rispondere. A questo punto la Kuchisake Onna si toglieva questa maschera e ripeteva la domanda: allora, trovi che io sia bella? Mostrando contemporaneamente questa bocca abnorme. Naturalmente i passanti rimanevano impietriti e rimanevano veramente impauriti. A questo punto la Kuchisake Onna li seguiva fino a casa mentre loro scappavano e riusciva a ucciderli sulla soglia della porta con un enorme paio di forbici. Siamo nel 1979 e per le strade del Giappone si aggira una donna con il volto coperto, che avvicina i passanti di ogni tipo, ma soprattutto i bambini, quando stanno tornando da scuola. Questi casi fecero il giro del Giappone e molti bambini non se la sentivano più di andare e tornare a scuola da soli. Ci fu un vero e proprio problema di ordine pubblico. E non solo, ma iniziarono a circolare voci di Kuchisake Onna anche in Corea. Così come ho detto, per il teke teke sembra che ci siano delle tecniche per sopravvivere alla Kuchisake Onna. Ma attenzione, perché ci sono invece alcuni racconti che dicono che non sia possibile sfuggire. Uno dei racconti che parla come sfuggire alla Kuchisake Onna è quello che alla domanda diretta "pensi che io sia bella?" si debba rispondere sì. Quando poi si toglie la maschera e ripete la stessa domanda, bisogna rispondere sul vago. Perché se si risponde sì, la Kuchisake Onna lo prenderà come una presa in giro e a questo punto non ucciderà la vittima, ma gli sfregerà il volto per farla apparire terribile come lo è lei. Se invece si risponde no, penso che tu non sia bella, a quel punto si verrà uccisi, tagliati con le forbici. L'unico modo che si dice possa servire a sopravvivere alla Kuchisake Onna è quello di rimanere sul vago per poi scappare. Meglio ancora se riusciamo a gettare della frutta o del cibo lungo la strada, perché si dice che la Kuchisake Onna si fermerà a mangiarlo e quindi perderà di vista la sua vittima. Questo racconto ha fatto nascere anche numerose leggende metropolitane. Per esempio nel moderno Giappone, nella moderna Cina o nella moderna Corea si parla di un racconto moderno dove una ragazza si affida a un chirurgo di chirurgia estetica e questo, sbagliando l'operazione, la trasformi letteralmente in una Kuchisake Onna.
provando dolore e rabbia e odio per quello che gli è successo, inizierà a spaventare la gente e a ucciderla. Ma questo personaggio ha sconfinato veramente nella cultura popolare, diventando protagonista anche di alcuni film. E non solo, troviamo dei personaggi che riconducono alla Kuchisake Onna anche in tanti anime e in tante manga. E non solo nel cinema, nei fumetti e nei cartoni animati, ma anche nei videogiochi, nella celebre serie di Mortal Kombat, troviamo Milina, che è letteralmente una Kuchisake Onna. Infatti, sotto la maschera, questo personaggio nasconde questa grande bocca con questi denti aguzzi e nella sua sentenza e mossa finale che fa l'avversario, molte volte lo uccide mordendolo e letteralmente mangiandolo intero. Insomma ragazzi, mentre con il Teke Teke che ho presentato nel primo episodio, se non lo avete visto vi lascio il link, andate a recuperarlo qui sotto, si può avere una possibilità per sfuggirgli, beh, come vedete sfuggire alla Kuchisake Onna sembra davvero difficile, sembra davvero improbabile. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere se conoscevate questo personaggio, lasciate like, condividete i miei video, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e ogni venerdì potrete vedere un nuovo video. Ci vediamo al prossimo episodio. Domani Gatto!